mia ispirazione. Di base sono un montatore, faccio documentari, ho fatto un po' di tutto. E penso che la regia sia il passo successivo, ecco. Un'evoluzione. Un'evoluzione. Ora bisogna però farsi vedere, Beh, il mettersi in cinema, mostra. esatto, il cinema gode, insomma, soprattutto in questo periodo in cui si parla di Venezia, del Festival di Roma, insomma, gode di un buon momento, insomma, c'è grosso interesse intorno all'iniziativa cinematografica. Voi a Roma come la vivete questa esperienza? Ma guarda, io sono un po' fuori, nel senso che questo cortometraggio l'ho fatto tutto da solo, quasi tutto, insomma. Grazie. Autoprodotto, autofinanziato, io guidavo la macchina, ecco, sul set, ricoprivo tutti quei ruoli che non riuscivo a permettermi. Quindi, diciamo, non so bene cosa significhi poi essere nell'industria, ecco, del cinema, in questo senso, quantomeno come regista. Penso che sia importante costruirsi un linguaggio personale, e spesso stare fuori dall'industria permette questo, no? Permette di essere più liberi. Magari con pochi mezzi, però il risultato poi alla fine è vero, insomma, Essere più indipendenti, questo ti gratifica di più. In parte Almeno dal punto di mi vista gratificherebbe anche morale. essere riconosciuto. Questo è un primo passo, insomma, il corto ha già avuto una sua vita in un altro concorso che si chiama Sguardi, Dicevamo come infatti questo. che probabilmente certe cose non accadono per caso, Non ma questi accadono. sguardi portano evidentemente a un orizzonte positivo, insomma, il fatto che tu Questa possa. volta però sono sguardi sonori, quindi Esatto. ci tenevo a parlare anche del lavoro che ha svolto il musicista, Sì. che non è qui con me oggi, ma è stato molto importante proprio perché, essendo il corto basato sulla storia di un sogno, e quindi abbiamo escluso a priori l'utilizzo delle parole, la musica era importantissima. In questo caso, e penso che abbia fatto un ottimo lavoro, lo volevo ringraziare. Noi adesso, fra l'altro, ce lo vedremo e ascolteremo anche la musica. Ci vuoi dare un accenno di che cosa parla? Io ho letto la sinossi, insomma, giusto per capire. Allora, un accenno di che cosa andremo a vedere in questo momento. Sì, Io prigioniero è la storia di un uomo che commette un omicidio, ecco, ma potrebbe sembrare la storia di una persona che finisce, insomma, che non ha più un futuro. Invece per tutti c'è la possibilità di un riscatto, no? Però questo riscatto deve partire da un percorso personale, emotivo, e quindi nel corto c'è la dimensione della prigionia, che è più una dimensione psicologica, e poi l'uscita, insomma, In effetti la Costituzione ci dice che la prigione dovrebbe servire proprio a ridare un riscatto per poter essere reintegrati, non deve essere un luogo di emarginazione, insomma. Quindi va proprio in questo senso la tua idea. poi in questo caso diciamo, il contenuto non è molto di natura sociale, quanto più proprio psicologica, no? Quindi, Intimista. esatto, Va bene. quindi Allora adesso ci vediamo Io prigioniero di Alessandro Amori.